Allora, in effetti in questo libro, L'ultimo bisonte, racconto la storia di una famiglia abbastanza tradizionale, quindi composta da un papà, una mamma e tre bambini, in cui la madre tra l'altro è anche incinta. Ma devo dire che poi nelle storie di cui anche il libro è pieno, racconto una famiglia che è sempre allargata e che tiene conto dei legami forti per i bambini, quindi per esempio la presenza dei nonni, la presenza addirittura degli animali domestici, di una famiglia appunto di altri amici di famiglia che fanno un po' le veci dei genitori in certe situazioni. E devo dire che nel corso di questi anni, soprattutto alle frontiere, ho sperimentato un'idea di genitorialità molto larga, che spesso mette anche in discussione quella un po' stretta, diciamo, che noi nelle nostre famiglie mononucleari abbiamo preso, diciamo, a considerare famiglia, nel senso che spesso nelle frontiere, proprio per dare ai bambini e ai ragazzini la speranza di arrivare sani e salvi, sono altri adulti e non i genitori di sangue ad occuparsi di loro e a garantire un passaggio sicuro. Quindi c'è un'idea di genitorialità allargata che coincide con appunto la sicurezza e il bene in qualche modo dei ragazzini.